fare, sì. Cari consiglieri, credo che trovarci qui oggi sia per tutti noi una grande emozione e anche una grande responsabilità, oltre che un'importante sfida. Non è vero, e lo dimostra oggi la nostra presenza qui, che in questo nostro meraviglioso paese non cambi mai niente. La città metropolitana è diventata una realtà. E già questa mi sembra una notizia positiva, anche, ce lo siamo detti e ce lo diremo, se i tempi sono stati troppo lunghi e ne siamo consapevoli, ognuno di noi ha o può avere riserve sulla legge istitutiva, luci e ombre su cui potremo e dovremo incidere per migliorare le norme che creano dubbi e riserve. Con la prima seduta del Consiglio metropolitano inizia un percorso importante, direi quasi epocale, un percorso che, se mi permettete il paragone, forse irriverente, ma io spero che i nostri lavori dimostreranno che non è irriverente, assomiglia un po' a quello che i costituenti affrontarono quando dovettero scrivere, partendo da zero, le regole della nostra convivenza civile. Dobbiamo quindi scrivere queste regole che riguardano il nostro territorio, un compito che la legge ci ha affidato e che dobbiamo svolgere in tempi rapidi. Un compito difficile e delicato, ma al tempo stesso un'opportunità e una sfida affascinante. Quello dei tempi però non ci può e non ci deve scoraggiare e tantomeno frenare. Possiamo e dobbiamo farcela anche se i tempi sono limitati. Partiamo innanzitutto dallo Statuto che dobbiamo redigere e che sarà approvato e respinto dalla Conferenza metropolitana. L'auspicio è che lo Statuto possa essere approvato all'unanimità o quantomeno da una maggioranza il più ampia possibile, indipendentemente dalle pur diverse posizioni politiche. Sarebbe un segnale forte e rispecchierebbe quel sentimento costituente che deve essere alla base del compito che ci è stato affidato. Mi viene in mente, avendo letto più volte i lavori della Costituente, quando dopo tanti momenti anche di confronto e di scontro duro, prima del voto finale un autorevole esponente dell'allora Democrazia Cristiana, Partito Popolare, aveva chiesto che fosse votato un ordine del giorno che riguardava alcuni principi nel rapporto tra laicità e diritto a poter esprimere la propria fede. Il Presidente della Costituente, dopo una lunga discussione, vista la divisione tra le diverse partecipanti all'Assemblea, ha chiesto il ritiro di questo ordine del giorno, chiedendo espressamente che si poteva e si doveva dimostrare al Paese l'unità dell'Assemblea Costituente. Così è stato e quello è un segnale che credo che possa far riflettere, debba far riflettere innanzitutto il Sindaco, ma io credo e spero tutti voi. So bene, dicevo, che tra noi ci sono differenze e che non la pensiamo allo stesso modo su molte questioni. E questo non solo è normale, ma è estremamente positivo in una democrazia. Del resto, anche per l'elezione del Consiglio metropolitano ci sono state liste diverse e in taluni casi contrapposti. Anche per questi, in questi mesi di lavoro collettivo, dovremo avere uno spirito fortemente unitario, in quanto, quando si parla di regole, l'obiettivo non può che essere comune. Come sapete, mi sono più volte espresso a favore dell'elezione diretta del Sindaco metropolitano. Sono convinto, e mi permetto di esprimere un'opinione che ognuno può e deve criticare se non la condivide, sono convinto che questa sarebbe stata la scelta migliore, non solo perché credo che si seguirebbe al meglio il principio costituzionale di quell'articolo 1 della Costituzione, che parla espressamente di sovranità che appartiene al popolo, ma anche per dare maggiore autorevolezza ad un'istituzione che oggi è ancora poco conosciuta dai nostri concittadini. Perché il sindaco e i consiglieri debbono essere vissuti come i vicini di casa di tutti gli abitanti che dovrebbero riconoscersi nei loro amministratori. La legge ha voluto diversamente.
ma sono convinto che questo sia un periodo transitorio. E io dico e chiedo, guardiamo avanti e facciamo noi la scelta migliore. Ci sarà tempo e modo per discuterne nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Non ci dovremo però solo occupare delle regole elettorali o istituzionali che, pur importanti, certo non esauriscono il nostro compito. Per decenni si è detto che lo smog non si ferma ai confini di un comune e che politiche sull'inquinamento devono essere concertate in un'area geografica ampia, come deve accadere ad esempio nel settore dei trasporti o in altri settori, quali ad esempio quello della raccolta differenziata, del lavoro, della formazione e quindi dello sviluppo economico e sociale del nostro territorio. Dovremmo pensare a soluzioni che permettano un agire efficace per affrontare e superare problemi complessi che in alcuni casi si trascinano da anni, se non da decenni. Così come ne discuteremo, ne sono convinto, della possibilità di prevedere nello Statuto alcuni istituti di democrazia diretta. Penso, ad esempio, alla possibilità di convocare un referendum e di presentare proposte deliberative da parte di un numero congruo di cittadini. Sul modello e sulla base degli articoli 71 e 75 della Costituzione, introducendo magari una novità di cui tanto si parla in Parlamento, ma che mai il Parlamento ha approvato, e cioè di avere e dare un termine preciso perché la proposta di legge di iniziativa popolare venga esaminata e valutata dagli organi della città metropolitana. Lo statuto, e chiaramente sono solo indicazioni di carattere generale che mi permetto fin d'ora di porre all'attenzione di tutti i consiglieri, potrebbe anche essere l'occasione per sperimentazioni ed innovazioni anche sul fronte dei diritti. Siamo tutti consapevoli del fatto che la gran parte delle competenze legislative su questi temi spettano al Parlamento. Ci sono però sul territorio esperienze consolidate che rientrano nello spirito dei principi fondanti della nostra Costituzione. Non mi soffermo oltre su questo, perché l'obiettivo di queste mie parole è e vuole essere oggi solo quello della ricerca di uno spirito costituente che spero prevalga tra tutti noi. Sono convinto che il nostro lavoro debba essere il meno ideologico possibile, debba essere concreto e quindi utile a tutti i nostri concittadini. Nei miei studi giuridici e sociali mi sono spesso imbattuto nella storia dell'Assemblea Costituente, una storia affascinante e piena di discorsi straordinari, ma soprattutto di proposte straordinarie. Nel marzo 1947, un giovanissimo Aldo Moro aveva da poco compiuto 30 anni, rispondendo a Togliatti che aveva parlato di Costituzione non ideologica, affermò che si trattava di un'espressione che non può non trovare il nostro consenso, preoccupati come siamo di realizzare uno strumento efficace di convivenza democratica. Vorrei dire anche qualcosa sul rapporto tra città metropolitana e Regione Lombardia. È un tema rilevante perché molti sono i settori di azione comune e saranno moltissime le occasioni per una collaborazione che auspico proficua per tutti. Anche su questo ritengo che non ci possa e debba essere altra via che lavorare insieme, rispettando ruoli e competenze specifiche e reciproche per fare il meglio possibile per il nostro territorio. Non posso esimermi dal tema delle risorse. La città metropolitana nasce con grandi aspettative e quindi con grandi responsabilità. Non dobbiamo deludere quanti hanno creduto davvero che questa trasformazione istituzionale non fosse solo un cambiamento di nome dell'ente da provincia a città metropolitana. Non ci possiamo permettere, se vogliamo essere seriamente classe dirigente e di governo del nostro territorio, di lasciare che sedimenti un'idea quale quella che le riforme nel nostro Paese sono sempre viziate da un antico stile che ricorda il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, non è accettabile che si pensi che tutto deve cambiare perché nulla cambi o che ci possa limitare alla superficie di questa trasformazione intervenendo solo sui meccanismi elettivi o rappresentativi. O ancora, passatemi un po' un'ironia, che magari si venga fra qualche anno o fra qualche decennio ricordati
come quelli che si sono limitati di fatto a cambiare la carta intestata sostituendo la parola provincia di Milano con quella città metropolitana di Milano. So che non lo vogliamo, dobbiamo riuscire a far sì che il nostro lavoro dia un segnale forte di trasformazione, di passo in avanti, di capacità di dialogo e soprattutto di costruzione di qualcosa di nuovo. Abbiamo bisogno di dare senso e corpo, oltre che spirito, a questa nuova istituzione. Una strada da percorrere rapidamente è possibile, ma è indispensabile grande concordia e forte determinazione. È possibile, ad esempio, o è scandaloso pensare che senza alterare la pressione fiscale, quindi senza nessun aumento delle aliquote, si discuta con la Regione Lombardia di come attribuire una quota di quelle risorse, quelle previste dall'addizionale IRPEF, alla città metropolitana, proprio per la diversità che deve avere la città metropolitana rispetto a quella che è stata la provincia. Io credo che sia possibile e non solo non sia scandaloso, ma sia assolutamente doveroso. C'è un'altra questione che non possiamo eludere, se vogliamo essere all'altezza del compito che ci viene affidato, quello delle competenze e delle funzioni. Già stanno operando tavoli istituzionali, ma dobbiamo coinvolgere tutte, ripeto, tutte le categorie produttive e sociali. Non può esistere un'alchimia perfetta dei livelli istituzionali se non si tiene conto in modo adeguato della necessità di confronto e dialogo con i rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori, con le categorie produttive del commercio, dell'agricoltura e dei servizi. Abbiamo il dovere di ascoltare la diocesi, le università, le grandi associazioni di volontariato sociale e ambientale, le rappresentanze delle comunità straniere che si sono insediate sul nostro territorio e che danno onestamente il loro contributo per la ricchezza e il progresso della nostra area metropolitana. Dobbiamo capire che fare con la Regione e con il Governo, ma dobbiamo anche interrogarci fra noi, con i sindaci e quindi verso il livello territoriale di maggiore prossimità con i cittadini. Forse, è una frase che mi piace tanto e spesso la ripeto, dobbiamo fare tutti un passo indietro per fare tutti due passi avanti. Intendo dire che non dobbiamo essere gelosi o conservatori verso le prerogative di ciascuno di noi e degli enti che rappresentiamo. Immaginare e ridisegnare come le competenze amministrative e burocratiche possano cambiare e modificarsi per dare forma e senso alla nuova realtà che, un po' come dei pionieri, stiamo andando a realizzare. Questa è una giornata solenne e ringrazio il tanto pubblico e tanti cittadini presenti. Tocca a noi a cominciare un pezzo di strada. È un po' come nel giugno 46 quando il primo Parlamento repubblicano si è riunito per stabilire le regole del nostro vivere comune. Dobbiamo avere la stessa lungimiranza, la stessa generosità, la stessa capacità di lasciare fuori dalla porta le posizioni di parte. Dal 1 gennaio 2015 la provincia di Milano non esisterà più. La provincia ha una storia antica. Il suo primo presidente è stato Massimo D'Azeglio nel 1860. Una storia che ha avuto, come tutte le istituzioni, luci ed ombre. Il venir meno della provincia non significa però che non sia necessario un governo di un territorio più vasto rispetto a quello dei singoli comuni di area vasta. Noi dobbiamo costruirlo, noi dobbiamo realizzarlo, insieme ai cittadini evidentemente. Non so se della provincia dobbiamo avere rimpianti o nostalgia, sicuramente la provincia ha fatto tanto, ma oggi facciamo un passo, due passi avanti. So con certezza tre cose, che i confini tra i comuni della città metropolitana sono già di fatto molto labili, che i problemi di Milano e di comuni vicini sono gli stessi e che è più facile risolverli su una scala più grande, che nessuno perderà la sua identità e Milano, voglio dirlo con forza, non fagociterà nessuno. La città metropolitana diventerà quello che noi saremo capaci di costruire. Sulle spalle abbiamo, lo ripeto, una grande responsabilità. Dovremo avere molta saggezza. La specificità e le differenze sono, ripeto, una grande ricchezza per tutti. Lavorando insieme affronteremo le sfide che non hanno confini. Scomodare i padri costituenti può essere eccessivo, l'ho già detto prima,
ma riflette sul fatto che avversari politici come Aldo Moro e Palmiro Togliatti si trovarono d'accordo sulla necessità di una Costituzione non ideologica, ci può essere l'insegnamento e ci deve far riflettere. Quello che mi auguro e auguro a tutti noi è di avere lo stesso spirito libero ed essere esempio di una collaborazione efficace al servizio di una comunità, senza divisioni ideologiche o pregiudizi, come accadde quasi 60 anni fa. Sono certi che lo faremo, perché abbiamo un compito immane, ma un compito importante, un compito in cui i risultati grandi si vedranno forse nei tempi medi o nei tempi lunghi, ma in cui pure da subito dobbiamo dare delle risposte. Sono importanti le piccole cose, così come sono importanti le grandi cose, perché tutte riguardano la vita quotidiana dei cittadini. E la mia è una speranza, ma sono convinto che diventerà una certezza e una realtà. Costruire in questi mesi una grande squadra che costruisca, che faccia le fondamenta di una casa comune. È questa che dobbiamo fare. E tutti sappiamo quanto in una squadra conti l'armonia tra tutti e il lavoro di ognuno. Buon lavoro a tutte e a tutti. Grazie.